29 giugno. Va e raduna gli anziani di Israele e di loro: l'Eterno, il Dio dei vostri padri, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giuseppe, mi è apparso, dicendo: certo, io vi ho visitati e ho veduto quello che si fa in Egitto. Esodo 3,16. Dio vede ogni cosa. La meravigliosa realtà che ci colpisce maggiormente è che Dio, nella sua grandezza, si prende cura dell'uomo. Alcuni ritengono che questo Dio tanto grande non intende curarsi dell'uomo, non se ne interessi. Ma non è così. Egli si preoccupa di te e vuole liberarti dalle catene del peccato. Egli ti ama e vuole curarti teneramente, da buon padre quale egli è. Sei importante e prezioso agli occhi suoi, tanto che ha mandato suo figlio Gesù a morire al posto tuo. Il Signore desidera il tuo bene. Non rifiutare l'amore di Dio preferendo di rimanere schiavo del peccato. La parola di Dio ti fa conoscere il valore che è quello di accoglierti sotto le sue ali d'amore. Dio vuole guidarti e nutrirti con la sua presenza nel deserto della vita. Egli saprà proteggerti, poiché in questo cammino incontrerai diversi ostacoli, ma Dio ti darà la forza di superarli. Se tu, caro amico, vuoi che Dio si prenda cura di te, permettigli di operare nella tua vita.